Villa Milius Soggioni, Burago di Molcora. La villa, in eleganti forme neoclassiche, fu edificata alla fine del Settecento. È articolata su una semplice pianta ad U, ma presenta una singolarità. La facciata principale guarda ad est, verso il vasto giardino all'inglese, mentre il cortile d'onore è rivolto a sud, verso la campagna e verso il grande parco della villa Trivulzio di Omate. Il cortile è costituito da due ali in cui si aprono cinque arcate su ciascun lato, mentre la facciata è articolata in tre ordini e conclusa da un grande timpano triangolare. Unica decorazione sono i rilievi inseriti sopra le finestre del piano terreno. L'aulica facciata rivolta ad est, di carattere monumentale, è unificata al piano terreno da un bugnato liscio, in cui si aprono ben 10 finestre, sopra le quali sono inseriti rilievi decorativi rettangolari. Dalla zona centrale si sviluppa uno slanciato corpo su due piani, qualificato da alte paraste corinzie che sostengono la trabeazione, e un attico sul quale risaltano infine 6 anfore decorative. Le forme semplicissime del cortile d'onore, l'eleganza della facciata sul giardino, il gusto della scenografia indicano come architetto una personalità vicina a Simone Cantoni.